e ci hanno delocalizzato tutto, in primis la progettazione, poi la produzione, lo stanno facendo, perciò tutti sanno cosa sta succedendo all'interno di questa azienda. Abbiamo fatto delle proposte di portare all'interno, già anni fa, produzioni che vengono fatte all'esterno da ditte terze e non siamo mai stati ascoltati. Perciò, ecco, non vogliamo assolutamente che continui il gioco delle tre carte. Questo è tutto quello che sta succedendo e spero che nei prossimi giorni si dica la parola fine alle intenzioni che hanno e che vogliono fare. Onestamente, qual è secondo voi la prospettiva finale? La prospettiva che ci ha dichiarato l'azienda in due incontri questa settimana è quella di chiudere il sito e trasferire tutta la produzione nella casa madre a Sedico in provincia di Belluno e nello stabilimento nuovo che vogliono aprire in Serbia. Il rammarico è grande, la delusione è grande perché noi siamo una fabbrica che è produttiva, che è professionale, facciamo un bel prodotto, avremo possibilità di stare sul mercato perché appunto siamo bravi a fare i frighi che facciamo e quindi vorremmo che la produzione rimanesse qua. La situazione sicuramente non è rosea, il problema non è solo la chiusura dell'azienda ma il dopo, il futuro. Le alternative assolutamente non sono buone perché a lungo finire resteremo senza lavoro. La situazione sempre più critica e in questo caso l'apporto morale si dice da parte della Chiesa, no? Adesso queste persone, queste famiglie, questi operai. Sì, sono venuto ieri a portare la solidarietà dei sacerdoti e dei credenti di questo, del nostro paese prima e di tutto il decanato e quella dell'arcivescovo che penso incontrerà gli operai nella prossima settimana. La solidarietà per noi significa che abbiamo a cuore prima di tutto l'uomo e poi abbiamo a cuore anche il lavoro come modo con il quale l'uomo realizza la sua dignità e la sua libertà. Tutto ciò che in qualche maniera rappresenta un attentato a questo è un attentato a ogni essere umano e tanto più ai cristiani. Cicotta, abbiamo sentito la voce degli operai, la politica in questo caso cosa porta di novità? In questo caso purtroppo siamo in una fase interlocutoria perché ci siamo lasciati l'altra sera in diretta con un'ipotesi che io conoscevo ma che ovviamente non ho potuto divulgare, che risulta essere estremamente diversa da quello che compare oggi sui giornali e dagli accordi presi, diciamo, tra l'azienda o di quello che l'azienda ha detto alla regione. Quindi ci troviamo con un proprietario che un giorno dice chiudo e il giorno dopo dice faccio un piano industriale. Quindi cosa porta la politica in questo momento? Francamente non le saprei rispondere, sono sicura che quello che porta la politica in questo momento è la vicinanza a questi lavoratori. I politici del territorio, come anche abbiamo visto le autorità religiose, insomma stanno facendo veramente la spola, stiamo correndo qui ogni giorno. Anche perché possiamo sottolineare che questo è un fronte molto importante, no? In provincia di Gorizia. Assolutamente, sì, come dicevo l'altro giorno è un'azienda assolutamente storica del nostro tessuto, diciamo, economico. Io da che mi ricordi l'ho sempre vista qui, ma soprattutto da assessore al lavoro di questa provincia, quello che mi preoccupa è che ci sono 140 persone che noi difficilmente riusciremo a assorbire in tempi brevi con la situazione che c'è. Che è una situazione disperata anche in altre realtà, non soltanto in questa.